Assessore, state seguendo come Regione Abruzzo queste ricerche, le ricerche dei soccorritori? Ovviamente si spera di trovare delle persone ancora vive. Stiamo seguendo quotidianamente quello che sta accadendo e non soltanto per motivazioni istituzionali, ma perché ci sentiamo vicini alla popolazione, ai familiari, ai soccorritori e perché è giusto che un'istituzione come la Regione, che ha mezzi, strumenti, logistica, personale, volontari, metta a disposizione tutto quello che può alla catena di comando gerarchica, che è poi quella coordinata dai Vigili del Fuoco, soccorritori alpini, Guardia di Finanza, coloro che hanno studiato, che si aggiornano per scegliere quale sia la metodologia, quali siano i tempi, quali siano i modi per intervenire in queste situazioni. Sappiamo che ci sono delle coltri di ghiaccio spesse in dei punti dove ci sarebbero una concentrazione, un ammasso di neve abbastanza importante staccatosi dall'alto. E quando ci sono questo tipo di massi, di coltre di ghiaccio, si interviene anche con strumenti più invasivi, ma in maniera controllata, in maniera intelligente, in maniera da non mettere a rischio la vita che stiamo ancora cercando, perché noi stiamo cercando la vita, non stiamo cercando corpi, stiamo cercando la vita, lo speriamo, lo vogliamo, lo dobbiamo ai familiari, lo dobbiamo alle persone che sono ancora in vetta, lo dobbiamo ai soccorritori, senza false illusioni, false speranze, che sono situazioni e notizie, anche notizie bluff che stanno fake, che stanno girando in queste ore. Stiamo sul pezzo facendo coordinare, come è giusto che sia, questo tipo di emergenza e di soccorso da chi è esperto e chi è deputato a prendere le scelte. Ecco perché la Regione Abruzzo è presente con discrezione, con attenzione, con la presenza che ci compete in termini di preparazione e per gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma stando completamente a servizio di chi coordina i soccorsi.